L'onorevole Mussolini passa in rassegna la squadra navale. Da Washington si ha notizia che l'esecuzione di Sacco e Vanzetti è fissata per il 10 agosto. 21 luglio 1927, a Bucarest muore Re Ferdinando di Romania. 22 luglio 1927, a Roma, con 35 di via Uffici del Vicario, nasce l'Associazione Sportiva Roma. Tenere a Bali alla neonata giallorossa sono soprattutto in 5. I fratelli Crostarosa, che mettono a disposizione i locali per la sede, Ulisse Igliori, Carpi Senior e Italo Foschi, che sarà il primo presidente. Oh, c'era però anche Carpi Junior, Giorgio Carpi, no? Mio padre, che era consigliere del Roman, che è stato uno degli elementi che ha combattuto per fare questa fusione, e poi c'è stato Italo Foschi con gli Iori, che hanno messo d'accordo tutte le cinque società, perché era composta da Alba, Fortitudo, Roman, Audace e Pro Roma, e hanno fatto la fusione della grande Roma, ecco, cinque società. E difatti la Roma ha preso poi i colori del Roman, che sono i colori di Roma. La fusione fra tutte le squadre romane era stata voluta dall'alto, in vista del progettato campionato nazionale a girone unico, che infatti sarebbe scattato nel 29. Il regime, visceralmente ammalato di romanità, voleva che Roma avesse qualcosa da opporre alla supremazia degli squadroni del nord. Alla fusione potesse sottrarsi la sola Lazio, speculando sul fatto di essere stata eretta in ente morale. Ecco, vorremmo chiedere a Bernardini come mai alla Lazio era riuscita questa operazione. Siccome il presidente da allora giocava a bocce col presidente del consiglio, ha detto facci l'ente morale, e lui gli ha fatto l'ente morale, e quindi è rimasta sempre la sua. Avete subito un seguito di tifosi molto più numeroso, come mai? La caratteristica principale era che all'inizio nella Roma c'erano 7, 8, 9 romani. Erano quasi tutti romani. Ah, ecco, quindi la gente si identificava facilmente nella squadra. 22 luglio 1927, a Roma, al numero civico 35 di via Uffici del Vicario, nasce l'Associazione Sportiva Roma.